È ora di reagire. Qui bisogna che la valle si svegli. La valle deve dare un segnale forte e chiaro dicendo a tutti che noi ci siamo, c'eravamo, ci saremo sempre e quindi non si illudano. Devono smetterla con questa storia di mangiare i soldi pubblici per gli interessi privati di questi soliti quattro speculatori che veramente sono un po' più di quattro, e questa gente che sta cercando di drenare tutte le risorse dello Stato per portarsele via e lasciandoci veramente in braghe di tela, chiudendo gli ospedali, tagliando sulla sanità, tagliando sulla scuola e tutto il resto. È una cosa assolutamente inaccettabile, non possiamo accettarla, dobbiamo reagire. Dobbiamo dire basta con lo spreco dei soldi per l'autoporto, dobbiamo dire basta con i soldi, con lo spreco dei soldi per il TAV, dobbiamo dire basta con lo spreco dei soldi per le grandi opere che vanno solo a finanziare le mafie, vanno solo a finanziare l'andrangheta e vanno solo a finanziare i partiti e i soliti signori del tondino e del cemento. Il giorno 12, tutti in strada, dobbiamo esserci tutti e dobbiamo assolutamente dire che la valle ne ha le scatole veramente piene. Siamo stufi di questi giochetti qui non possono continuare. La valle non è un corridoio di traffico, sono 20 anni, 30 anni che lo diciamo, l'abbiamo ribadito nel 2005, l'abbiamo ribadito in tutte le occasioni. Non siamo disponibili a far diventare la valle un corridoio di traffico. Se pensano di chiudere il Monte Bianco perché così i signori di Chamonix e della Vallata dall'altra parte sono più tranquilli e possono permettersi che il loro bianco sia più bianco del nostro bianco, siamo stufi e non accettiamo. E quindi, anche se hanno fatto la doppia canna del Freius, non devono usarla, non devono usarla perché la valle non è disponibile ad accettare altri tir e a farsi avvelenare. Voglio ricordare a tutti che stanno dicendo che bisogna ridurre le emissioni di CO2, non aumentarle e non aumentarle in modo che poi forse si ridurranno nel 2080 o nel 3000, ma oggi non c'è più tempo. Non c'è più tempo. Ok?